Come avrete capito dall'intro, oggi parliamo di Case e lo facciamo parlando dell'MSI Vampiric 010, un nome che ricorda scene dark, i vampiri. Infatti questo Case si ispira un po' a questo stile. Come potete vedere è un case total black, abbiamo un nero opaco per quanto riguarda tutto il case, abbiamo un vetro temperato da 4 mm. Quindi questa grandissima finestra, anch'essa in colorazione fumé, un grigio scuro che però ci consente di vedere all'interno del prodotto. È un case rivolto a quei gamer che non hanno intenzione di spendere più di 100 euro, per un case di, buona fattura, ma che non hanno intenzione neanche di spenderne 90 di euro, perché questo case, costa 69,90 euro. Quindi poco meno di 70 euro, molto poco meno perché sono 10 centesimi, su Amazon. Stiamo parlando di prezzi di Amazon, per questo prodotto. Un case dalle dimensioni di 475 mm di altezza per 420 e 21 centimetri di profondità. Un case che, come potete vedere, è molto pulito per quanto riguarda l'aspetto estetico. È quasi elegante, mi verrebbe da dire, e che è in linea comunque con quello proposto da anche altre aziende, che su questa fascia di prezzo ormai lo stile è più o meno questo. Dicevamo un case quasi stealth, viste le colorazioni, ma che grazie appunto alla finestra laterale ci consente di andare a vedere all'interno la configurazione che andremo a inserire, e un case che viene fornito con una ventola da 120 mm ARGB. ARGB è sinonimo di LED, di colorazioni infinite, possibilità di colorazioni veramente molto elevate, e quindi un case che da una parte è stealth, ma che dall'altra parte non vuole passare inosservato, perché anche sulla parte frontale, dove troviamo il logo dell'azienda in alto, troviamo una striscia LED, anche in questo caso RGB, e quindi dona una certa colorazione sul frontale contenuta, dobbiamo ammetterlo, al prodotto. Parte frontale che presenta delle feritoie qua sulla parte laterale che consentono il ricircolo dell'aria, quindi l'inserimento di aria fresca. La parte superiore è caratterizzata da un filtro antipolvere rimovibile e da un pulsante di accensione, il pulsante di reset dei LED di notifica, due porte USB 2.0, una porta USB 3.0 e un piccolo pulsante che ci consente di modificare la colorazione delle ventole e del LED frontale. Andiamo a rimuovere quella che è il pannello laterale in vetro e andiamo a vedere come è fatto all'interno questo case. Un case abbastanza spazioso che ci consente di inserire schede madri in formato ATX, micro ATX e ITX. Abbiamo il plate completamente nero e in metallo piuttosto rigido e non è un fragilino come case, assolutamente. Abbiamo la possibilità di installare dissipatori fino a 167 mm di spessore. Come potete vedere, c'è un grande spazio per quanto riguarda la gestione del reparto CPU, diciamo, per l'installazione e la rimozione di dissipatori. Abbiamo la grande ventola da 120 mm posta sul posteriore in formato ARGB e sulla parte bassa trova posto la canalizzazione per quanto riguarda l'alimentatore. Andiamo a vedere l'altro lato, quindi il retro, dove c'è la cablatura del case. Su questo lato possiamo trovare due alloggiamenti per dischi SSD da 2,5 pollici e accanto all'alloggiamento per l'alimentatore che non può superare i 200 mm di lunghezza, troviamo due alloggiamenti, due bay per gli alloggiamenti dei dischi da 3,5 pollici. Andiamo un secondo a parlare di raffreddamento e quindi di aerazione di questo prodotto.
Abbiamo già detto che sulla parte frontale trova posto le feritoie per l'inserimento di aria fresca, ma per quanto riguarda le ventole invece come siamo messi? Allora, sul sito MSI ci sono delle informazioni e delle immagini, soprattutto un'immagine in particolare, che sono leggermente fuorvianti. Sul sito l'immagine, nonostante ci sia scritto in inglese che il case supporta 6 ventole in totale, abbiamo questa immagine che rapporta la dimensione delle ventole da 120 mm con quelle da 140 mm. L'immagine praticamente sembra indicarci che nella parte superiore si possano installare due ventole da 140 mm o tre ventole da 120 mm. Questa è un'informazione che non è corretta, nel senso l'immagine, nonostante il numero delle ventole totali sia corretto per come c'è scritto, l'immagine è un po' fuorviante. In realtà, nella parte superiore possiamo installare due ventole da 120 mm o due ventole da 140 mm. Non c'è la possibilità di installare tre ventole. Per quanto riguarda la parte frontale, anche in questo caso l'immagine è leggermente fuorviante, nel senso, l'immagine dice che c'è la possibilità di installare tre ventole da 120 mm o due ventole da 140 mm. In questo caso, è sbagliato anche in questo caso, perché abbiamo la possibilità di installare tre ventole da 140 mm o tre ventole da 120 mm. Quindi, l'immagine sul sito internet può trarre leggermente in inganno, anche le specifiche sempre sul sito internet parlano di due ventole frontali da 140 mm, quando in realtà anche sul manuale che troviamo all'interno del case è indicato come ci stiano tre ventole da 140 mm sul frontale, due ventole da 140 mm sulla parte superiore e una ventola da 120 mm sul retro che è già installata. Non c'è la possibilità di inserire una ventola da 140 mm come quell'immagine sul sito sembra quasi indicare. Questo non è possibile. Parlando invece per quanto riguarda il liquido, abbiamo la possibilità di inserire radiatori e kit all-in-one da 280 mm nella parte superiore, quindi kit con ventole da 140, due da 140, oppure un kit da 360 mm nella parte anteriore. Per poter installare però questo tipo di all-in-one di raffreddamento liquido dobbiamo rimuovere il supporto ai dischi da 3,5 pollici, altrimenti il nostro radiatore non ci entra. Dobbiamo togliere appunto questo vano dischi e solo una volta rimosso possiamo installare il radiatore da 360 mm nella parte interna del case. Non c'è la possibilità di installare radiatori più grandi o più larghi, quindi 420 mm non si possono installare. Però 360 mm li possiamo inserire senza problemi, rinunciando appunto al vano da 3,5 pollici. Andiamo a vedere un secondo com'è invece l'aspetto per quanto riguarda la cablatura di questo prodotto. Dunque, diamo un occhio al sistema montato. In questo caso abbiamo aggiunto due ventole da 120 mm nella parte superiore, due ventole che avevamo già a disposizione, tre ventole da 120 mm nella parte anteriore. Queste tre ventole sono state fornite da MSI per lo scopo. Allora, in questo caso il montaggio è stato abbastanza semplice. Nella parte anteriore, però, faccio presente che per installare la ventola da 120 mm quella più in basso, abbiamo dovuto rimuovere il vano dischi da 3,5 pollici. Perché? Perché forse sarà lo spessore
ventola e la vite troppo corta non permetteva alla vite di mordere sulla paratia. Anche sul manuale del case è indicato che appunto le ventole si possono avvitare dall'esterno verso l'interno, come in tutti i case del mondo, però in questo caso abbiamo optato per appunto avvitare dall'interno verso l'esterno, il che non cambia praticamente niente, solo che per farlo bisogna rimuovere appunto il vano da 3,5 pollici dei dischi, perché altrimenti il cacciavite non ci entra. Per farlo basta rimuovere le quattro viti poste sul fondo del case, è un'operazione velocissima: si rimuovono le quattro viti, si toglie il vano dischi, si avvita la ventola frontale e poi si reinserisce il vano dischi. Come potete vedere il case rimane molto molto pulito. Avrete notato che manca il processore, ma lo stiamo utilizzando per testare altri prodotti proprio in questo momento, e quindi non l'ho inserito, però questo non cambia molto. Si può capire benissimo quelle che sono le dimensioni del case, gli spazi all'interno del prodotto. Abbiamo inserito una scheda video MSI 1080Ti Armor, la versione overclockata. Non è una scheda video compatta, però come potete vedere ci sta alla stragrande. L'azienda indica una dimensione massima di 350 mm di lunghezza per quanto riguarda le schede video. Come potete vedere, questa ci sta in maniera molto comoda. Il passaggio dei cavi è abbastanza intelligente, devo ammetterlo, perché ogni ventola, sia quella posteriore che quelle superiori che quelle anteriori, hanno un foro per il passaggio del relativo cavo ventola. E per quanto riguarda anche la parte inferiore della scheda madre, abbiamo un foro proprio sopra la parte dell'alimentatore dove far passare tutti i cavi relativi al frontale e ai connettori della parte bassa della scheda madre. La parte posteriore è facilmente cablabile, abbiamo spazio a sufficienza per far passare tutti i cavi e fascettarli, questo grazie anche a questa rientranza che troviamo proprio subito prima delle ventole e che abbiamo già visto in questo video. Questa rientranza che permette nella parte posteriore di creare una colonna, un fascio di cavi e poi fascettarle e dunque andare a chiudere la paratia, il pannello, scusate, posteriore senza nessun problema. A voi arriva a casa con una sola ventola da 120 mm ARGB, ARGB come il LED frontale, che sono comandabili e impostabili, settabili grazie al software di MSI, quindi direttamente da software potete scegliere i colori di funzionamento e quant'altro. Vi arriva con solo una ventola. Però devo ammettere che, nonostante io abbia esagerato e quindi abbia messo tutte le ventole possibili all'interno di questo case, tutte le ventole che possiamo avere, il sistema risulta essere piuttosto silenzioso. Qui sono in un appartamento non in centro, non c'è baccano, non ci sono rumori particolari, e vi posso assicurare che, nonostante il numero di ventole da 120 mm, il sistema è piuttosto silenzioso. Quindi per quanto riguarda questo sistema, ve lo consigliamo? Io personalmente direi di sì, perché con poco meno di 70 euro, parliamo appunto di 69,90 su Amazon, potete portarvi a casa questo prodotto, un prodotto che è bello esteticamente, permette la personalizzazione dei colori grazie appunto alla ventola e alla fascia frontale, permette di dare uno sguardo all'interno del case con una grande finestra in vetro temperato che, ripeto, magari fa lasciare qualche ditata, ma non si riga come la plastica, e intanto mi si è bruciato un faretto, molto bene, ed è comodo per quanto riguarda il passaggio cavi e ha una buona aerazione. Quindi io ve lo consiglio. Per questa recensione è tutto, vi esorto a lasciare un commento qui sotto, in descrizione troverete la recensione completa di questo prodotto con le specifiche tecniche e fotografie e quant'altro. Seguiteci qui, iscrivetevi al canale di YouTube e seguiteci su Instagram e sui social, perché arriveranno giveaway e quindi regali per voi. Ovviamente però dovrete essere iscritti per poter partecipare. Su xtremehardware.com troverete
miliardi di altre recensioni e test di altri prodotti. Per ora è tutto. Da Angelo e dalla redazione di Extreme Hardware un saluto. Ciao, a presto.